Una breve ricapitolazione, le parole prese singolarmente hanno un accento tonico, che è la sillaba principale, tra virgolette, su cui casca la voce, qui si arresta per un microsecondo. L'accento di frase è un accento tonico delle parole più importanti che condizionano la struttura della frase. La frase viene organizzata in blocchi di parole che vengono legate attraverso il segno che abbiamo visto, e le pause fra una parola e un'altra vengono definite con questo marker. Che quindi segna, diciamo, la micropausa della voce. Vorrei aggiungere che l'italiano ha un caso particolare, un'altra particolarità che a voi sembra scontata, ma insomma per gli altri non lo è così tanto, che si chiamano le doppie consonanti. Le doppie consonanti hanno una configurazione che fa non solo cambiare il modo in cui si pronuncia appunto il gruppo consonantico stesso, ma anche la vocale precedente. Per esempio, un es classico esempio che viene proposto è quello fra la differenza fra polo, quindi polo nord, per esempio, polo e pollo. Come si vede, non solo cambia la consonante, ma anche la vocale. La prima vocale di polo è aperta e lunga, quindi dura di più. Polo è un appunto un accento tonico, quindi è polo. L'altra è po. Lo. Quindi il marcatore corrispondente è questo, cioè la voce si appoggia un secondo sulla vocale, ma in realtà la vocale è corta e dà forza diciamo alla consonante. Inoltre ci sono come marcatori fondamentali anche dei particolari, diciamo, marcatori si chiamano frecce. Questa la utilizzo io come tecnica a frecce per la voce in generale, che è un sovrastrato di tutta la struttura. Poi spiegherò che cosa significa. Perché è di vitale importanza in ogni lingua fare attenzione diciamo, alle sottigliezze che diamo alla voce per dare un certo significato di sorpresa, di curiosità, eccetera, eccetera. In particolare quelli classici sono il punto interrogativo e il punto esclamativo. E il mio segno usato per l'interrogazione è una freccia, è questo qui, che è una freccia che va verso l'alto, invece quello di esclamazione, quindi è un tono diciamo ascendente, quindi verso l'alto, e invece l'esclamazione è un tono discendente verso il basso. Avendovi detto in grandi linee quali sono alcuni marcatori, ma non tutti, vorrei leggervi questo testo e farvi l'analisi fonetica del testo stesso. Ve lo leggo piano piano. Il pasto di metà giornata si chiama pranzo. In Italia è generalmente il pasto più importante della giornata, anche se occorre registrare una certa variazione della consuetudine, soprattutto nelle grandi città, che per esigenze di lavoro hanno trasformato il pranzo in un leggero spuntino consumato fuori casa. Nella sua forma tradizionale, il pranzo comprende più portate: un primo piatto, di solito pasta, un secondo piatto, maggiormente carne, e un contorno di verdure e patate, seguito da un dessert o frutta. Questo testo potete analizzare il testo che ho appena letto secondo l'analisi fonetica, raccapezzarvi su quanto detto precedentemente, quindi metterlo in pratica. E la conclusione è la seguente: qual è lo scopo principale dell'analisi fonetica? L'analisi fonetica di un testo, come vedrete se deciderete di applicarla, prende tempo. Ma se l'avrete completata, vi sarete accorti di una cosa assolutamente fondamentale, e cioè che avrete ascoltato facendola moltissime volte lo stesso testo. E è un tempo ben speso, perché vi accorgerete di tutta una serie di cose che fare una grande attenzione ai dettagli, che in genere sfuggono quando si legge o si ascolta un testo anche più volte. Quindi lo scopo principale è quello di capire i pattern vocali, cioè i percorsi che la voce segue nel trasmettere le informazioni. Per esempio, enfatizzare, introdurre, fare una domanda. Per esempio, il pasto di metà giornata con una pausa è un'introduzione di un argomento, e anche il giapponese, per esempio, con il famoso wa, crea proprio un blocco di parole introduttive in questo senso. Quindi l'analisi che si può applicare l'ho fatta in italiano, ma si può usare in ogni lingua, si può usare in inglese, come si può usare, come la sto per esempio usando in giapponese, in rumeno, come in francese. Con naturalmente le relative proprietà, ho solo introdotto alcuni marker, ma non tutti.
Quindi non si tratta solamente di imparare le singole parole, ma anche e soprattutto saperle pronunciare, gestire all'interno di un singolo enunciato e quindi una frase. Il resto è solo una questione di pratica, cioè più si parla e meglio è. Quindi fare attenzione ai dettagli è la cosa principale. E vorrei aggiungere che molto spesso si parla di riduzione, accent reduction, cioè riduzione di un accento, ma se invece parlassimo di fondamento, cioè porre le basi per fondare il proprio accento, sarebbe magari un'idea migliore rispetto a quella di ridurlo, se partiamo subito bene. Ed è importante sottolineare il fatto che per me è assolutamente importante cominciare bene, perché chi comincia bene è a metà dell'opera. Grazie e ci vediamo nel prossimo video.